Buonasera amici telespettatori, il più cordiale saluto vi giunge dalla redazione Teramana di Rete 8, bentornati all'Agorà Teramo e Provincia. In questa puntata abbiamo deciso di ospitare all'interno dei nostri studi il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, che ringrazio per essere intervenuto. Buonasera, grazie a voi per avermi invitato. Sindaco, iniziamo subito con un po' di domande. È stato un inizio dell'anno difficile dal punto di vista scolastico, con la riapertura della scuola di Piano d'Accio, che era una promessa in campagna elettorale riuscita, è arrivato subito un problema, che era quello degli scuolabus. Una situazione che avete cercato di risolvere nel minor tempo possibile e che per il momento ancora regge. Ma guardi, siamo partiti diciamo un po' in affanno, ma questo lo riconosciamo, anche perché c'è stata una campagna elettorale molto dura, un ballottaggio che ha prolungato di 15 giorni anche poi diciamo così i tempi per poi fare una serie di scelte, stante il fatto che entro il 30 settembre bisognava approvare il bilancio di previsione, che insomma ci hanno visto un po' in affanno, però sempre con idee ben chiare, perché poi qualcuno ci rimprovera dicendo se non avete una strategia. Noi la strategia ce l'abbiamo ed è quella che abbiamo portato avanti nei 5 anni passati, cioè lavorare su quello che è lo stato sociale. È chiaro che qualche scelta insomma si impone, e così come abbiamo dovuto fare la scelta sul trasporto scolastico, che abbiamo dovuto fare degli aumenti però legati assolutamente alla situazione economica delle famiglie, applicando il reddito ISEE, quindi per le fasce più deboli c'è diciamo una garanzia, mentre per chi può pagare di più deve pagare di più. Questo d'altra parte è una, come dire, una legge che impone anche le difficoltà economiche che sta attraversando il nostro paese e anche la nostra città. E così anche poi per il discorso del bono mensa, che noi non abbiamo aumentato dal 2009, aumentammo il primo anno di 60 centesimi e adesso c'è stato un aumento di 80 centesimi. Anche qui abbiamo approvato la delibera, adesso stiamo correggendo il tiro attraverso l'introduzione di almeno una fascia di reddito 17,6 con 30 centesimi soltanto di aumento, ma stiamo valutando anche nell'incontro che avremo con le mamme questo giovedì prossimo di valutare se ci sono altre possibilità. Quello che voglio dire però è questo: apprendiamo oggi dai giornali tra l'altro che Renzi vuole fare un ulteriore taglio di 1,5 miliardi di euro nei confronti dei comuni. Io credo che sia il momento di dire basta, noi sindaci non ce la facciamo più, la crisi non può gravare tutta sulla spesa dei comuni. Noi siamo gli unici che eroghiamo servizi, noi siamo stati costretti a fare alcune attività, anche il discorso della TASI. Noi la TASI non l'abbiamo chiesta, non la volevamo, non ci interessa. Il governo ha fatto le scelte e noi dobbiamo fare gli esattori. Noi questo non siamo più disposti a farlo, l'abbiamo detto con forza lunedì scorso alla Camera con la Boldrini. Noi vogliamo chiarezza su chi mette le tasse e quindi dire se è il comune o se è il governo. Chi le paga e a chi paga, se paga il comune o se paga il governo, e soprattutto cosa ci si fanno con questi soldi. Perché le dico un fatto: in questi giorni stiamo ritirando la TARI, la tassa sui rifiuti. Lo sa lei che i soldi dei cittadini prima vanno a Roma il governo se li trattiene per qualche giorno e poi li rigira i comuni? Cioè, questa è una cosa assurda. Se è una tassa comunale va pagata direttamente al comune. Noi ancora non riusciamo ad incassare una lira perché i soldi in questo momento stanno transitando nelle tasse del governo nazionale. Questo è veramente un assurdo. Sono state due le proteste più eclatanti delle mamme, però lei ha accettato subito il confronto, un tavolo tecnico direttamente con loro. Ma guardi, oggi io credo che le mamme, per cui bisogna avere grande rispetto solo per il fatto di essere mamme, ma comunque tutte le varie componenti sociali, le associazioni, hanno bisogno di avere un confronto con l'amministrazione. Non ci si può oggi rifiutare di confrontarsi e di parlare delle problematiche con chi vive momenti di difficoltà. Quindi, ma come è sempre stato anche in passato, io non mi sono mai fatto da parte, ho sempre affrontato diciamo a viso aperto queste situazioni, qualche volta diciamo prendendomi critiche piuttosto forti, qualche altra volta invece dal confronto è uscita fuori la soluzione. Anche questa volta le mamme mi hanno chiesto un confronto, mi hanno presentato un documento, non c'era l'unica strada da percorrere era questa, cioè apriamoci al confronto, vediamo le richieste delle mamme quali sono e vediamo poi di trovare soluzioni. Quello che non accetto è la strumentalizzazione da parte di qualcuno anche su questi fatti. Io credo che oggi il nostro paese non abbia bisogno di strumentalizzazioni politiche, così come anche il nostro comune. Bisogna, ognuno per i propri ruoli, lavorare per il bene della città di Teramo. Quindi l'opposizione dalla sua parte e noi dalla parte opposta.
non tutti riescono a capire questo e a fare questo. Ovviamente lei l'aumento l'ha giustificato anche per la qualità, nel senso in primis viene la qualità del prodotto che si dà ai bambini. Guardi, non c'è dubbio, se noi stiamo facendo un'analisi, fra qualche giorno avremo pronto i dati, però le dico che ci sono comuni anche vicino a noi, tipo il comune di Pineto, dove il pasto è un pasto veicolato. Noi potremmo risparmiare, far pagare la metà il costo del pasto attraverso il pasto veicolato, che è un precotto, che non è negativo di per sé, perché in ospedale, in tanti ospedali, ma anche in tanti scuole dell'infanzia c'è il precotto. Questo non è, non lo dico per poi dare un'accezione negativa al precotto, però ovviamente ha dei costi minori. Nelle nostre scuole dell'infanzia la mattina si fa la spesa. La cuoca cucina come se stesse a casa, quindi prepara il sugo, butta giù la pasta, prepara il secondo, fa la cotoletta. Cioè, questo ha un costo. Il costo che noi chiediamo ai città, alle mamme e alle famiglie, non è il costo che paghiamo noi. Noi interveniamo con un'ulteriore quota per coprire il costo di questo servizio. Si può fare una scelta diversa, come fanno tanti comuni. A Sant'Arcangelo di Romagna, per prendere anche un esempio di una città più o meno vicina alla nostra, il costo del pasto così è molto più alto, ma ci sono tante altre città dove è più alto. A Pescara costa 7 euro, è stata aperta anche un'indagine della Procura per questo costo. Da noi abbiamo chiesto come aumento massimo 4,40 euro, se ne pagava 3,60 euro, adesso stratificheremo questo aumento per fasce di reddito per rendere meno impattante la manovra. Ma ripeto, ci sarà quest'anno e non ci sarà per i prossimi 5 anni. Sul servizio di trasporto, se lei pensi che costa 100 euro, costava 100 euro l'anno, 100 euro l'anno per 10 mesi vuol dire 10 euro al mese. Ora qualcuno mi deve spiegare come con 10 euro, un qualsiasi cittadino con 10 euro riesce a portare da casa propria a scuola, andare a riprendere il figlio per 5 giorni a settimana. Io credo che soltanto di benzina ce ne vorranno forse 10 euro ogni 2 giorni. È stato un inizio sfortunato per l'azienda che ha in appalto la gestione del trasporto dei bambini, perché comunque è stato un inizio difficile, la prima settimana non c'è stato il servizio, dopodiché c'è stato un problema nel trasporto dei bambini. C'è il rischio che questo servizio possa essere chiuso? Allora, guardi, io proprio oggi avrò un incontro con la ditta Frati Arcangeli che deve garantirci il miglior servizio, deve darci i mezzi più adeguati e deve, diciamo, gli operatori devono essere persone che hanno coscienza e consapevolezza del lavoro che svolgono. E oggi ci sarà, cioè, proprio oggi avrò un incontro con la ditta Frati Arcangeli e cercheremo di capire. Quello che è accaduto alla prima settimana è sicuramente una cosa che non doveva accadere perché c'era stato garantito che il servizio sarebbe partito nei tempi giusti e dopo per un problema che riguarda gli operatori e Frati Arcangeli, che non riguarda sicuramente il comunitario, ma questo non è accaduto ed è il primo aspetto. E poi c'è stato qualche altro problemino sul quale noi abbiamo aperto un'indagine interna e stiamo verificando. I due operatori hanno dichiarato che, diciamo, le cose sono andate in maniera diversa, ma noi questo lo stiamo verificando. Intanto abbiamo chiesto che alcuni pulmini vengano sostituiti. Però guardi, l'impresa Frati Arcangeli svolge questo stesso tipo di attività in tanti comuni, lo svolge all'Aquila, lo svolge a Roma, lo svolge a San Benedetto. Quindi voglio dire, adesso anche a Giulianova abbiamo scoperto che a portare i pulmini sono i pensionati. Anche lì è iniziata la protesta perché sembrerebbe che i pensionati non sono in grado di portare i pulmini. Ora io voglio dire, insomma, va bene tutto, però qualche volta forse si esagera anche in queste proteste. Rimaniamo nell'ambito scolastico e non nei vigili? Ma non è vigile un problema risolto. È chiaro che loro prendevano 30.000 euro di rimborso per una sorta di rimborso. Insomma, sì, abbiamo chiesto anche loro di fare un sacrificio. Dobbiamo fare tutti il sacrificio, no? È un rimborso spese, che forse, diciamo, sono poche centinaia di euro a testa, voglio dire, non stiamo parlando di grandi rimborsi. Però in tanti comuni ci sono anche tante associazioni che lo fanno anche a titolo gratuito, quindi va bene. Abbiamo parlato con loro, hanno capito che insomma il Comune stava facendo uno sforzo massimo, anzi io devo ringraziare chi ci permette di fare questa attività che è la Fondazione, che attraverso un progetto sociale più ampio, una sorta anche di attività di prevenzione, non soltanto anche di, diciamo, di miglioramento di quella che è la loro performance, ci ha finanziato questo progetto almeno fino a dicembre, da gennaio vedremo, perché purtroppo oggi le amministrazioni comunali devono fare i conti giorno dopo giorno. Dal gennaio si parte col bilancio di cassa, non più di competenze. Per i comuni sarà un problema serio. Continuiamo a parlare di tagli, che purtroppo è il momento più difficile per i comuni. C'è stato un piccolo allarme la settimana scorsa sulla questione dei vigili. Per
Allarme rientrato perché lei ha incontrato direttamente il comandante perché ha detto no, questo è un problema che non esiste. Allora, guardi, noi a fronte di questi piccoli aumenti, piccoli o grandi aumenti, poi dipende dal punto di vista, abbiamo fatto un taglio della spesa in maniera importante. Ridurremo le indennità dei dirigenti. Renzi lo ha scritto che lo farà la giovedì con una riduzione del 3%, noi l'abbiamo fatto già 15 giorni fa, facendo una delibera programmatica nella quale andremo a modificare la quota variabile dell'indennità dei dirigenti. Abbiamo tagliato il parco auto, abbiamo ridotto, siamo passati da 104 a 105 auto, compreso l'auto blu del sindaco, ma già da qualche anno, a 45 auto. Andremo a tagliare tutti i fitti passivi, non avremo più un fitto passivo, toglieremo tutti i fitti passivi, tant'è che faremo l'accorpamento di tutti gli uffici all'interno delle strutture di nostra proprietà. Stiamo facendo tutta una serie di atti di taglio perché è necessità, c'è necessità di tagliare prima di andare ad aumentare, a toccare, diciamo, di mettere le mani nelle tasche dei cittadini italiani. Però non ce la facciamo. Noi abbiamo ricevuto negli ultimi 4 anni, siamo passati da 11 milioni di euro di trasferimenti a 2 milioni di euro. Adesso si annuncia un altro taglio, da qui a giovedì Renzi annuncerà un altro taglio. Io non so dove vogliamo arrivare, però... Io l'ho detto ai sindaci, l'abbiamo detto nei sindaci a Roma, l'ho detto a Lanci l'altra sera, io sono pronto a riconsegnare la fascia al governo se si continua su questa strada, perché se loro vogliono metterci nelle pubbliche piazze, a metterci la nostra faccia, e noi ce la mettiamo sempre, ma io ce la voglio mettere per quelle che sono le mie competenze, non per quelle che sono le competenze del governo. Ognuno ci metta la propria, io ci metto la mia, Renzi ci metti la sua. Renzi mi è piaciuto per una parte del suo mandato quando faceva il sindaco presidente del Consiglio. Adesso che sta facendo il presidente del Consiglio sindaco non mi piace più. Lei ha criticato, ovviamente si sono appena concluse le elezioni provinciali, la legge del Rio, che secondo lei è stato un flop totale. Che è stato un flop totale lo dimostrano i fatti. Praticamente noi ieri si è votato per il commissario, perché ricordiamoci che adesso Renzo Di Sabatino non è il presidente, è un commissario, perché non può essere sfiduciato dal suo consiglio, il consiglio sta lì soltanto con una funzione di rappresentanza e potrà avere delle deleghe. Però il dato oggettivo è che per 4 anni avremo ancora le province. È vero, si sono risparmiati i costi delle indennità, ma vede che cosa sembra oggi in Italia? Oggi in Italia si è creato un sistema per cui il vero problema sembrano essere i politici, ma soprattutto i politici del territorio, sindaci, presidenti di provincia. Cioè il problema sembra che se si tagliano le indennità ai sindaci, ai presidenti di provincia, si risolve il problema paese. Non è così, non è assolutamente così. Innanzitutto cominciamo a tagliare le indennità dei parlamentari, dei senatori, cominciamo a ridurre da 900 parlamentari, magari partiamo a 400. Lo si sta facendo, adesso scopriamo però che non si potrà attuare da subito, ma che si attuerà forse dalla prossima legislatura, magari nel frattempo cambia qualcosa e non avverrà nemmeno questo. Cioè, se noi vogliamo davvero essere un paese che vuole cambiare marcia, le cose dobbiamo cominciarle a fare. Noi sindaci le facciamo tutti i giorni, qualcuno invece a Roma pensa ancora, insomma, che si possa andare avanti così. Così la politica non funziona e i cittadini, molte volte capita che i cittadini se la prendono con me, ma insomma io questa l'ho scelto, quello di fare un po' il parafulmine del territorio, però vorrei che insomma anche qualcun altro facesse il suo compito, svolgesse il suo compito. Ovviamente le elezioni provinciali scottano per il centrodestra perché significa che non siete stati uniti al voto. Non abbiamo dimostrato maturità politica. Perché qui non c'è un problema di politico, non esiste il problema politico. Esiste il problema di territori, esiste il problema di personalismi, esiste il problema di chi in qualche modo, non vedendo accontentate le proprie aspirazioni, ha deciso di votare da un'altra parte. Questo è accaduto, perché ce la dobbiamo dire tutta, perché chi non ha saputo, come dire, cogliere questa grande opportunità, che era quella di continuare ad amministrare la provincia, per quelle poche cose che possono essere utili, però ci sono per esempio oltre 10 milioni di euro di fondi dell'alluvione che andranno spesi, ma io sono certo che anche Renzo Di Sabatino lo saprà far bene, perché poi alla fine, ripeto, quando si diventa amministratore ci si spoglia un po' della casacca. Però voglio dire, politicamente abbiamo qualcuno ha commesso un grave errore, che non è rapportabile, ripeto, ad un problema politico, perché Forza Italia era vicino al sindaco Astolfi, l'NCD era vicino al sindaco Astolfi, Fratelli d'Italia era con il sindaco, cioè i vari partiti ci sono stati tutti, e c'è qualcuno che ha deciso, insomma, che forse le aspirazioni personali valevano o valgono molto di più
dei partiti. Questo però poi deve essere per coerenza, questo poi bisogna ricordarselo sempre. Cioè anche quando poi si chiede di avere il logo del partito per candidarsi a sindaco, poi non è troppo comodo che quando ti serve il logo lo utilizzi, quando poi il logo non ti serve più dici vabbè ma a me dei partiti non mi interessa, bisogna essere coerenti nella vita. Si parla di due voti che fanno parte di Teramo, quindi della società. Sì, a Teramo su 21, consigli, diciamo 21 voti possibili ne sono andati soltanto 19, anche qui cosa dire? Insomma, mi dispiace, ma ognuno diciamo, si determina come meglio ritiene opportuno, però sicuramente diciamo, in questa situazione o delle province ai cittadini non interessa molto, i cittadini hanno altri problemi, non stanno a pensare alla provincia, però sicuramente non abbiamo dimostrato maturità politica. Ma come diceva lei, si capisce che dà la massima disponibilità di Sabatino o cercherà di... Assolutamente sì, ma guardi io sto collaborando anche benissimo col presidente D'Alfonso. Cioè io credo che io sono il sindaco della città di Teramo, devo fare gli interessi della città di Teramo. D'Alfonso, il presidente della regione, deve fare gli interessi della regione Teramo e nella regione Abruzzo. Renzo Di Sabatino dovrà fare gli interessi della provincia, Teramo è il capoluogo di provincia di questo territorio, quindi credo che l'attività di Renzo Di Sabatino non possa prescindere dal coinvolgimento del sindaco, anche perché i sindaci sono all'interno dell'assemblea dei sindaci e quindi hanno un ruolo anche all'interno della provincia. Quindi non credo che ci siano problemi in questo senso. Certo, se fosse stato a Stolfi io sarei stato più contento, ovviamente. Sindaco, cambiamo un po' argomento. In campagna elettorale sono stati numerosi progetti che lei ha presentato. Facciamo un po' il punto della situazione. Ma guardi, il progetto sicuramente più importante è Vedelago, progetto per quanto riguarda l'indifferenziato. Noi quest'anno abbiamo ridotto la Tari la seconda volta in sei anni. L'abbiamo ridotta di una percentuale importante per i cittadini, qualche punto percentuale, ma per il mondo imprenditoriale, per il mondo produttivo anche il 20% per gli opifici, quindi una riduzione importante. Questa riduzione dei costi andrà avanti perché ieri è partito il bando per individuare il luogo dove faremo Vedelago, abbiamo fatto una scelta diversa, non più una nuova costruzione, bensì l'utilizzo di capannoni dismessi. Quindi fai finito questo bando, abbiamo già il progetto finanziato, partiremo non sono soldi del comune, quindi sono risorse private e di banche, quindi diciamo partirà il progetto Vedelago, l'indifferenziato non andrà più, il nostro indifferenziato non andrà più a Chieti, a Casoni, a 180 e passi euro a tonnellata, mentre lo tratteremo dentro casa nostra e questo ci permetterà di ridurre la tariffa per quanto riguarda la Tari. Sugli altri progetti, sono progetti, stiamo continuando a lavorare sul traffico, per Teramo presto arriveranno i parcheggi, entro la fine dell'anno i parcheggi per i residenti, almeno zona per zona. Abbiamo chiuso il progetto per quanto riguarda il piano urbano del traffico, l'ingegner Cera che abbiamo incaricato dopo che ha potuto verificare i flussi in traffico dopo l'apertura dell'8.0, ci prepariamo ad alcune scelte importanti, per esempio circonvallazione Spalato a senso unico e ad altre scelte importanti, sono arrivati i nuovi varchi, arriveranno presto le telecamere, è chiaro che la crisi ha modificato un po' le prospettive, quei progetti che erano progetti strategici e di qualche anno fa adesso devono un po' diluirsi nel tempo perché oggi bisogna fare manutenzione del territorio, è una manutenzione importante, però non abbandoniamo il progetto del Teatro Romano, non abbandoniamo il progetto del nuovo teatro, non abbandoniamo il progetto dell'ex manicomio perché un buon amministratore, un amministratore lungimirante sa guardare anche lontano. Ecco, lei ha parlato del nuovo teatro comunale. Secondo lei per la realizzazione quanto tempo bisognerà ancora aspettare? Ovviamente il momento economico è quello che è, quindi non si può fare miracoli. Domattina cominciano i lavori, è stata fatta una gara dagli uffici, c'è stata l'aggiudicazione a due ditte, domattina cominciano i lavori che finiranno per l'inizio della stagione di prossimo. Quindi significa che è tutto pronto? È tutto pronto, lavoreremo, ce la faremo, saremo presenti, le imprese che hanno vinto sanno che dovranno lavorare giorno e notte per raggiungere l'obiettivo. E per il corso? Il corso dovremo fare dei saggi sul corso perché ci hanno chiesto di fare dei ulteriori saggi, ne abbiamo già fatti alcuni a Piazza Largo San Matteo, dovremo fare alcuni saggi del corso e poi andiamo in gara e partiremo, chiaro qui la tempistica si è un po' allungata.
però anche lì stiamo sul pezzo. Un'altra opera pubblica importante, 3.750.000 euro di fondi europei, stiamo spendendo i 9 milioni di euro di fondi PISU, abbiamo inaugurato qualche giorno fa una piazza a Colle Parco, adesso stiamo lavorando sul campo sportivo dell'Acquavita, insomma, tanti progetti. Ci sono anche i lavori qui alla stazione di Piano Daccio. La stazione di Piano Daccio, i lavori stanno per completarsi, siamo addirittura d'arrivo, entro la fine di ottobre si dovrebbero completare, anche perché abbiamo delle scadenze, comunque se non sarà la fine di ottobre sarà il primo di novembre, guardi che di cantieri aperti. Allora, nella relazione ANCE del 2013 il comune di Teramo in tutta la provincia è risultato l'unico comune che ha messo sul campo tante risorse, stiamo continuando a farlo, ripeto, credo che avremo 8-9 gare nei prossimi mesi e quindi sono soldi che verranno riversati sul territorio. Una microeconomia, ecco perché abbiamo chiesto anche a Roma con forza il patto di stabilità. Il patto di stabilità deve essere allentato, leggevo stamattina che è intenzione di Renzi allentare il patto di stabilità, perché lei deve sapere che per la nostra legge purtroppo anche i fondi europei, una parte dei fondi europei sono sottoposti al patto di stabilità, circa il 40%, è che è una pazzia. Se sono fondi europei devi dare la possibilità di spendere, anche perché se un comune ha una capacità di spesa bisogna farli spendere, perché comunque economia che riversa sul territorio, e che quindi se un'impresa fa un'opera pubblica ci sono gli operai che lavorano per l'impresa che prendono lo stipendio, che poi vengono magari qui al centro commerciale a spendere i propri soldini. Domenica è stata una giornata importante perché finalmente dopo tanto tempo l'anello verde della città era completo, era tutto per vedi anche su questo la comunicazione, io le ringrazio per questo invito e per questa domanda. Perché fa tanto clamore la protesta giusta di alcune mamme, poi non si parla di questa importante giornata, River Day, su un progetto europeo che abbiamo vinto e di cui siamo partner insieme a Londra, insieme alla Grecia, insieme all'Ungheria, insieme alla Germania, e sulla gestione del lungo fiume. Ripartiremo adesso con una... abbiamo ricevuto tante, come dire, tante proposte da parte di società sportive che vogliono gestire il lungo fiume. Adesso stiamo preparando un bando per dare la possibilità a chi vuole gestire il lungo fiume a costo zero per il comune e a costo zero per chi vuole gestire. Chiediamo a chi gestirà il lungo fiume soltanto di tenerlo in ordine, pulito, erba tagliata in modo che sia fruibile per i cittadini. È una grande risorsa, è stata una bella giornata, grande partecipazione e tanti complimenti da parte dei cittadini. Ovviamente la cosa più bella era vedere tutti questi bambini con le biciclette pronti a partire. Guardi, è una grande risorsa il lungo fiume. Anche qui abbiamo ricostruito l'anello, un po' il lotto 02, dopo tantissimi anni, perché dopo l'inaugurazione del lotto 0 l'anello era interrotto da quando iniziava il lavoro del lotto 0 e dopo tanti anni l'abbiamo ricostituito. Tenga presente che si completeranno a breve i lavori, per cui per chi viene da Montorio, dopo diciamo la discesa della contrada Gattia, sulla destra troverà un imbocco, potrà prendere questo imbocco e in bicicletta potrà arrivare in centro città. Pochi sono le città italiane che hanno questa fortuna. Poi lei comunque conosce bene la materia perché è un sindaco che va sempre in bicicletta. Vabbè, ci dilettiamo per cercare di far scendere un po' la pancia, ma non ci riusciamo molto spesso, quindi, non ci riusciamo sempre. Sindaco, cambiamo un po' argomento. Team, il presidente, secondo il ministero avrebbe dato esito negativo per la scelta di D'Antoni. Non è proprio così, l'ho detto anche oggi. Il ministero ha dato un suo parere, però all'interno di questo parere c'erano degli aspetti ritenuti, diciamo, contraddittori, se così possiamo dire, da parte anche dello stesso possibile presidente D'Antoni. Ha voluto in qualche modo il presidente chiedere ulteriori chiarimenti, quindi c'è una seconda fase che si è aperta, stiamo aspettando la risposta tra mercoledì e giovedì, e io credo che arriverà la risposta e vedremo. Se il ministero, perché vede, qualche tempo fa il governo ha fatto una legge dove ha chiesto ai sindaci che i dipendenti pubblici devono essere indicati all'interno delle società. A Ruzzo abbiamo dovuto fare così, abbiamo dovuto nominare due funzionari di due comuni ad andare a comporre il CDA. Allora è contraddittorio il fatto che invece alla Teramo Ambiente un sindaco, diciamo che è una società pubblico-privato ma a maggioranza pubblica, che un sindaco indica come presidente un impiegato pubblico e gli si voglia dare parere negativo. Quindi adesso vedremo cosa succede. Io vedo anche qui, no, la CGIL che è un sindacato che non la pensiamo uguale, ma non c'è niente di strano, voglio dire. Io lo inviterei più a preoccuparsi di altre situazioni, di altre problematiche, un po' meno della governance, perché sicuramente non è compito loro occuparsi della governance della Team. L'importante è che la Team vada tutto bene, che gli stipendi vengano pagati così come accadrà anche questo mese grazie al Comune di Teramo,
che i servizi funzionano e che tutto il resto funzioni. Loro devono tutelare il lavoratore, anche su questo si potrebbe aprire una grande discussione e su questo sono d'accordo con Matteo Renzi, che ha aperto una discussione con i sindacati, perché anche questo Paese, se il Premier tira da una parte e i sindacati dall'altra, sicuramente questo Paese non si potrà salvare. Se non dovesse andare bene D'Antonio, si fa già un altro nome che Mattucci. Ma guardi, se non dovesse andare bene D'Antonio, vedremo all'interno di quell'elenco chi fare. Adesso di nomi se ne fanno tanti, è tornata in auge Mazzarelli, si parla di Luscitti, si parla di Mattucci, si fanno tanti nomi. Vedremo. Io però prima voglio aspettare la risposta definitiva del Ministero su Pierluigi D'Antonio e poi vedremo quale può essere la valida alternativa. Lei, un invito che ha sempre fatto è quello di non continuare ad attaccare sempre la TEAM, perché la TEAM rappresenta per il suo territorio un'importantissima risorsa che dà tanto lavoro, quindi comunque, visto e considerato il momento di crisi, è importante sostenerlo. Ma vede, cioè, da parte di qualcuno, in particolare dell'opposizione, in questi 5 anni c'è stata questa volontà che non riesco a capire nemmeno quale sia l'obiettivo, di attaccare e discreditare la TEAM Ambiente, che è una delle società più sane del nostro territorio, che ha avuto non so quante inchieste negli ultimi 5 anni, quante volte è stata messa al setaccio, però una società che si occupa di rifiuti e che vince gare, ha vinto a Giulianova anche se è subiudice, ha vinto a Penna Sant'Andrea Cermignano, gestisce rifiuti di buona parte del nostro territorio e si può profilare come gestore unico, così come prevede l'orientamento regionale. Io non capisco perché questo accanimento, ma io sono stato paladino della TEAM Ambiente per i 5 anni passati e lo farò anche in questi 5 anni, ma non solo della TEAM Ambiente, perché io, come difendo la TEAM Ambiente, ho difeso il Ruzzo, così come difendo il Ruzzo difendo tutte le società del nostro territorio che riescono a dare lavoro ai teramani e fanno servizi per la nostra città. Sindaco, siamo arrivati quasi alla fine. Anni fa, oppure negli ultimi anni, lei è stato attaccato perché dicevano che Teramo era una città morta. Invece, dal punto di vista della Movida, invece abbiamo scoperto che ci sono stati gli ultimi 2 eventi, una Peri Street, un qualcosa di molto simpatico per la città di Teramo, che ha riscosso enorme successo, non solo a Teramo, ma in tutta la provincia. E l'abbiamo visto anche presente lì la sera. Sono stato criticato per aver messo l'assessore alla Movida, ma insomma, voglio dire, la Movida è un problema, e con diverse sfaccettature. La prima è quella che si devono organizzare eventi di questo genere perché portano gente a Teramo, la città vive, tanti attività commerciali guadagnano ed è un aiuto che l'amministrazione comunale può dare. Poi bisogna avere rispetto però anche di chi invece la sera vuole dormire, che questo è un altro aspetto importante. Ma per esempio Sport Sotto le Stelle, che anche quest'anno, che questa iniziativa ideata da Guido Campana, a cui va il riconoscimento per questa sua idea, che quest'anno ha organizzato Francesca Lucantoni insieme all'aiuto di Guido Campana. Voglio dire, quella sera le attività commerciali, soprattutto quelle gastronomiche, hanno lavorato fino alle 2 di notte. Addirittura alcune pizzerie avevano finito il materiale per poter fare la pizza. Allora, questo è quello di cui si ha bisogno. Poi magari la Peri Street è stata criticata perché c'erano le balle di paglia o perché c'erano le sdraio, questo poco conta. Sono venuti tanti cittadini, come detto lei, da fuori città, sono venuti a Teramo perché c'è un'attività, perché c'era una serata dove si poteva ballare un po', ci si poteva divertire in una cornice bellissima che è quella di Piazza Martiri. Per cui queste sono le attività che vanno portate avanti, lo faremo ancora anche nel futuro. Insomma, la crisi va combattuta da sotto tanti aspetti, insomma, e anche questo aiuta. Grazie mille al sindaco Maurizio. Grazie a voi, buona serata. Grazie mille amici telespettatori, non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alle prossime puntate dell'Agorà Teramo e Provincia. Grazie e buona serata.